La società del capitalismo assoluto di cui siamo oggi abitatori corrisponde a quella che Hegel chiamava la forma del monocromatismo assoluto, così nella fenomenologia dello spirito. In che senso la nostra è una società del monocromatismo assoluto? Io credo che essa si caratterizzi in questo modo, nel senso che per un verso promuove in ogni maniera il proliferare della policromia, degli stili di vita più sgargianti, differenti, tutti irriducibili gli uni agli altri. E per un altro verso, con movimento opposto, tutti li racchiude nella gabbia d'acciaio del monoteismo del mercato e dell'integralismo economico come soli stili di vita consentiti. Potremmo anche dire, per riprendere il tema hegeliano del monocromatismo assoluto, che la società a capitalismo avanzato è solo apparentemente pluralistica, solo apparentemente valorizza i plurali e la molteplicità, giacché in realtà essa promuove unicamente il modo di vita racchiuso nella forma del mercato, della forma merce, come cellula genetica della società capitalistica, Marx docet. Da questo punto di vista, ancora, abbiamo un movimento contraddittorio per cui la società di mercato si presenta come plurale, perché tutto riduce a merce in vendita e quindi deve far proliferare la pluralità delle merci, dei brand e potremmo dire così, degli oggetti in circolazione. E per un altro verso, però, riduce tutta questa pluralità molteplice all'unica forma, quella della forma merce, neutralizzando tutti gli altri valori. Se volessimo esprimerci con le grammatiche di Carl Schmitt, dovremmo dire che la società di mercato sacrifica tutti i valori possibili sull'altare dell'unico valore residuo, il valore di scambio, il valore della merce, il valore economico. Ecco allora che per un verso la società di mercato fa proliferare gli United Colors, la pluralità degli stili, e per un altro verso tutti li sussume sotto l'unico modello consentito, il paradigma mercatistico del Dout des libero scambista. Una prova alquanto efficace di ciò sta in quelle pubblicità che sempre reclamizzano la pluralità degli stili di vita, gli United Colors, impiegando bambini con colori della pelle e dei vestiti diversi, a sottolineare la pluralità garantita nella società di mercato, e insieme racchiude e riassume tutte quelle pluralità nell'unico stile di vita, nell'unica marca consentita, perché quelle pluralità sgargianti sono tutte ricondotte al paradigma della forma merce, addirittura del brand a cui fanno riferimento. Ecco allora che abbiamo il monocromatismo assoluto, per dirla ancora con Hegel, di una società che fa trionfare la pluralità a patto che essa riproduca in forma plurale l'unità assoluta della società di mercato, ossia dell'assolutismo della forma merce e della sua dinamica di allargamento illimitato a ogni sfera del reale e del simbolico. Si ha pertanto una società fintamente plurale che, dietro la vernice del pluralismo, racchiude il monocromatismo assoluto del mercato come unica forma di esistenza, come unica forma storica, come unica forma di pensiero consentita, che deve perciò stesso neutralizzare la possibilità di essere e di pensare altrimenti. Tutto deve essere ricondotto al monocromatismo assoluto, o per usare ancora una formula efficace di Hegel, alla notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui cioè tutte le diversità spariscono nella notte in cui tutti gli essenti figurano come semplici merci, o per dirla con Heidegger, come fondi disponibili per la volontà illimitata di potenza propria del tecnocapitalismo.